Uno scrigno d'arte che si rinnova ogni giorno, una sorpresa nella sorpresa che contribuisce a dare la giusta attenzione ad un progetto di vera cultura partecipata. Castronuovo Sant'Andrea è già da tempo al centro di questa filosofia di fruizione culturale e adesso si prepara a vivere un altro Natale nel segno dell'arte. È stato inaugurato infatti il Museo Internazionale del Presepio Vanni che prende il nome del noto editore milanese non soltanto perché gran parte dei presepi appartenevano alla sua grandissima collezione, ma anche perché Sheviller visitò Castronovo più volte, fin dal 1978, durante gli incontri estivi, assieme a Leonardo Sinisgalli, Carlo Belli, Pietro Consagra, Guido Strazza e tanti altri. Protagonista indiscusso di questa esposizione, oltre alla sede del MIG, è il Rione Manca, antico borgo castronovese, con le sue cantine e le sue cappelle che oggi ospitano i presepi a metà tra arte e artigianato. L'iniziativa è stata curata dal comune di Castronuovo, dalla Proloco, con il patrocinio del Parco Nazionale del Pollino. Ma è la possibilità di prendere atto proprio attraverso i presepi. Che quasi sempre sono ambientati nei posti dove sono stati costruiti, che eh, le nuove generazioni si rendono conto di vivere in posti da conservare, non da distruggere. Non a caso eh, l'esposizione itinerante è ambientata nel Rione più antico, ma anche quello più abbandonato di Castronuovo. Sì, eh, c'è anche il problema che il Rione eh, antico, medioevale. Eh, nasce nel, sopra una roccia all'inizio del paese, lì dove c'era la porta e le mura. Ora, eh, per salire dal costone fino al centro del paese nuovo, costruito nel corso dei secoli, diventa una fatica. Però eh, basterebbe poco, basterebbe eh, cominciare a viverlo. Eh, io nel giro per la sistemazione dei veri grandi presepi nelle varie grotte, oltre a vedere questo accumulo di vita nel corso dei secoli che si rilegge attraverso gli oggetti della cosiddetta civiltà contadina oppure attraverso gli oggetti del vivere quotidiano, mi sono reso conto che questa energia è talmente coagulata in questi luoghi che basta così poco per farla rivivere. Ora, ricominciamo a, visto che abbiamo fatto il museo diffuso, cominciamo a fare eh, un albergo diffuso, un ristorante diffuso, ma ci sono tante, tante possibilità che possono fare soltanto i giovani e giovani, a Castronovo ce ne sono tanti, partendo da quello che continuo a ripetere e che ho ripetuto anche poco fa. Un paese come Castronuovo può diventare il centro del mondo. E già lo è, in un certo senso, grazie al MIG e grazie a quello che il MIG sta facendo ormai da qualche anno. Ritornando all'esposizione, che presepi ci sono, quali artisti? Tra l'altro è una, una collezione molto importante che lei è riuscito a portare qui a Castronuovo. C'è una collezione, c'è la mia, c'è quella di Vanni, e quella di Vanni... E pic sono tutti presi più piccoli, come ha spiegato anche la moglie, che corrispondono ai suoi piccoli libri, però vanno dalla fine del 600 a, a oggi e ricostruiscono una mappa di lutto, l'artigianato soprattutto meridionale, da Napoli alla Sardegna. E poi, visto che lui aveva inventato una collana dedicata ai presepi e che si trova qui, nella biblioteca del MIG, è possibile fare una mappa di tutto l'artigianato italiano. Ora. Non contento dopo aver sposato una polacca che gli ha fatto conoscere i presepi polacchi, Vanna ha incominciato a viaggiare naturalmente, viaggiava anche prima ma con la moglie ha viaggiato di più, visto che è andato solo in Cina 12 volte, quindi ci si immagina. Cosa faceva? I presepi che trovava a Matera o a Nuoro o in Calabria a seminare, che cosa ha fatto? Ha incominciato a comprarli in Cina, in Giappone, in Siria, in India e così via. E allora questa mappa si è allargata a livello internazionale, lì eh, dove il cattolicesimo ha attecchito e continua a vivere. Naturalmente una conoscenza più approfondita di questo singolare mezzo espressivo che può essere la creta e che possono essere gli artigiani, eh, bisognava un attimo allargarlo e far vedere che gli artisti eh, si sono sempre occupati di questo tema, di questo mistero, e se ne sono occupati anche utilizzando la terracotta, la cartapesta e così via, magari lavorando negli studi o meglio nel, um, nei laboratori degli artigiani, non soltanto meridionali. E allora ci sono eh, i, i presepi di scultori. Italiani e non solo come Cerone, eh, Lorenzetti, Franca Ghitti e così via. Cioè, allora, in questo, in questo alternarsi di presepi di artisti e di presepi di artigiani, si vede anche la, il modo di lavorare, la cultura quanto ha influito e a, quali possibilità ha dato all'artigiano e all'artista di esprimersi quel quid in più che spesso gli artisti hanno, ma anche quel quid tutto particolare, tutto naturale, tutto spontaneo che si portano dietro gli artigiani.